Va bene, certo. Non si capisce quello che dice il professor Clarkman. Esatto, un test, sì, capisco. Perché io sono preparato. Psst, Kate, guarda cosa ho io. Porca miseria! Jake, certo che sai il fatto tuo. Già, geometria, inglese, c'è tutto. Allora ecco perché indossi questo stupido cappotto. Ops. Mi spiace, ma questi appartengono a me adesso. No, il mio futuro accademico! Non posso credere che pensavi di farla franca. Jake, ehi Jake! Stai tranquillo, ti copro io. Meno male che ho queste scarpe. Tirerò fuori la soletta. Poi mi serve una penna. Qui posso scrivere tutto ciò di cui ho bisogno. L'intera equazione ci entra perfettamente. Chi ha bisogno di studiare quando hai una scarpa e una penna? E basta rinfilare la soletta nella scarpa. Equazioni, voi rimanete al sicuro. Avrò bisogno di voi. Nessuno se ne accorgerà. Ci penso io a te, Jake. Perché ho la mia fidata scarpa. Perché mi stai dando questa schifosa scarpa? Questa scarpa non mi aiuterà in geometria. E non è la scarpa, ma la soletta dentro. Ci sono delle fantastiche ma sfocate equazioni. Aspetta, sfocate. Cos'è successo? L'inchiostro si è cancellato! Le equazioni sono rimaste sotto i miei piedi! E anche il mio futuro accademico! Smettila di parlare e finisci il test! Ho passato tutto il tempo a scrivere quelle equazioni per niente! Sapevo che arrivare presto era la decisione giusta! Non c'è nessuno e ora posso mettermi al lavoro! Ho il mio piccolo foglietto per barare! Controllo le risposte sul telefono. Non sono capace neanche a scrivere nonostante abbia le risposte davanti a me. Nessun problema, meno male che ho una gomma da cancellare. No, il mio foglio! Se solo riuscissi a rimetterlo insieme. Aspetta, un modo c'è! Del nastro! Potrai fare qualcosa tu. Aspetta. Certo che può! Prima di tutto mi serve una striscia di carta della stessa larghezza del nastro. Ora è tempo di scrivere gli appunti. Oh, algebra, perché devi essere così difficile? E ora è il momento di un po' di nastro biadesivo. Mi serve una striscia lunga, ma devo stare attenta a non strapparla. È ora di posizionare con cura le strisce di carta sul nastro. Ci sta benissimo! Ora devo arrotolarla con attenzione nel distributore. Tutto fatto, pronto! Non si vede proprio! Oh, distributore di nastro, sei la mia salvezza! Guarda quante equazioni! Wow, Kate, sei arrivata presto! Guarda cosa ho fatto! Tutte le risposte sono pronte! Devo dire che non ti ho mai visto fare una cosa più ingegnosa! Beh, è arrivato il momento per voi di fallire un altro test di algebra! Bene, nastro, non mi deludere. Sono così entusiasta del test. Bene, ecco qui il test, Kate. Grazie, professor Clarkman. Bene, mettiti al lavoro. È l'ora del nastro? Perfetto. Ed ecco la risposta alla prima domanda. E anche la seconda e la terza! Va bene, solo un'altra domanda. Passiamo alla numero 4. Aspetta, ma cos'ha la quarta domanda? Ok, controllerò il nastro. E qui? 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 Deve essere da qualche parte! Kate, sembri una mummia! Brava, Kate! Adesso esci da qui! Va bene! Che figura! Eh? Ma che sta succedendo laggiù? Oh, che disastro!
Vabbè. Buongiorno. Non così in fretta, c'è qualcosa che vuoi dirmi? Ah, lo sapevo, niente telefoni, ricordi? Va bene. Grazie. E sistemati i capelli. Che maniere! Anche sì. Ma certo, torno subito. Vuoi nascondere il telefono? Usa la plastilina. Mettine un po' qui sul lato della spazzola, così. E poi continua su tutto il bordo. L'importante è coprire per bene il telefono. Perfettamente mimetizzato con la spazzola. Comoda e pronta all'uso. Sono carinissima e geniale. Ora va meglio, sì? Posso? Questo specchio è straordinario! Come ho fatto a non notarlo? Prego! Puoi tenerla, cara! E adesso accomodati! Ce l'ho fatta! Oh no! Controllano di nuovo i telefoni! Devo inventarmi qualcosa subito! Come posso fare a entrare? Questo tizio non è d'aiuto! È un altro mondo qui! Sì, Trovato! Proviamoci subito! Chris! Dici a me? Posso? Assolutamente no! Oh, per favore! Va bene, ma una condizione! Un sacrificio necessario! Sono pronte! Morbide, morbide! Vieni, bacia questo! Che morbidezza! È stato stupendo! L'acquario è tutto tuo! Cominciamo! Meno male che a pranzo non avevo fame! Mi raccomando, sigillate bene! Ecco qui! Perfettamente nascosto adesso! Salve! Oh, che bel pesciolino! Entra pure, Annie. Adesso posso ripescarlo. Scusa tanto, piccoletto. Asciuttissimo. La plastica funziona sempre. Pam, 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 tarana. Scusi, non l'ho vista. La musica? Non credo le piaccia. Ecco il beat drop! Spiacente, niente più musica. Cosa c'è lì? Ci vediamo! C'è mancato un pelo! Ma adesso so cosa fare. Vediamo. Questo di sicuro non serve. Ti cercavo proprio questo. Vedete il supporto dello scotch? Togliamo lo scotch e rimpiazziamolo con queste. Perfetto. Ferma. Devo controllarti. Al mio scanner nulla sfugge. Accidenti. Nulla. Ok. Ti ho beccata! Questo è scotch! Oh, ma com'è possibile? Va bene. Il trucco ha davvero funzionato! Ed è anche comodo! Giusto in tempo per l'assolo di chitarra! Woo! Mi asciugherò i capelli! Sarò fantastica! Perfetto! È ora di fare i compiti! Oh mio Dio, adoro queste patatine! Questo compito sarà facile! Basta levare un po' di spazzatura, accendo questo,
perché non si accende? Lo sistemo io. Scuoti, scuoti, scuoti! Accidenti, spero che nessuno abbia visto. Ora dovrebbe funzionare. No! Perché mi odi, PC? Aspetta un secondo. Ho una soluzione geniale! Ho una bottiglia da 2 litri e un coltello. Taglierò la parte superiore della bottiglia. Avrò bisogno di un pezzo di tessuto. Farò scivolare questo fazzoletto all'interno della bottiglia. Si adatta perfettamente all'asciugacapelli. Sono pronta! È una specie di aspirapolvere in miniatura. Guarda come raccoglie tutte le patatine. Pulito! Fatto! Meno male che è ora di pranzo. Non esiste! Maddie, guarda! La mia nuova felpa! Si è macchiata! Oddio, sembra... Beh, hai capito! Ma non ho nulla da mettere! Vieni via, macchia! Va via! Ah, è colpa tua, Jennifer! Forse possiamo nasconderla! Tieni, indossa la mia cintura! Vieni qui, ti faccio vedere! Non credo che funzionerà! A meno che non la pieghiamo! Prima metti la cintura intorno alla vita! Legala più stretta possibile! Una volta che è ben fissata, solleva il tessuto in questo modo. E ora la macchia non si vede più. Piuttosto carina, eh? Sì, non male, direi. Devo fare attenzione. I righelli sono ottimi per grattarsi. Ma che bel triangolo! E con la geometria ho finito. Tempo di pulire. E infilati! Ah, non ci va! Aspetta un secondo! Ma è possibile che non ci arrivo? Metterò tutto nello zaino! E va dentro, righello! Mi stai prendendo in giro! Perché non ci vai? Ops! Righello, perché me lo hai fatto fare? Aspetta, forse non è poi così male? Ma ancora non ci va! Quest'astuccio mi odia! Ok. Penso di sapere come risolvere il problema. Mi sono fatto un piccolo righello di carta. Ho la mia penna, sviterò l'estremità e tirerò fuori l'inchiostro. Il piccolo righello di carta scivolerà all'interno. E ho rimesso dentro l'inchiostro. Come nuovo! Ci provo con un pezzo di carta. Funziona proprio come un vero righello. Linee dritte. Un triangolo perfetto. Bene. Sì, sì, ho capito. Dovrò vedere tante linee dritte se volete un bel voto. Adesso è il mio momento. Apriamo e... Boom! Righello penna in mio soccorso! Cos'è successo? L'inchiostro è dappertutto! Non è giusto! La mia mano, la mia faccia! Dappertutto! Buon compleanno! Grazie! Questi sono per te! Sei fantastica! Chissà cos'è! Ecco a te, spero ti piaccia! Wow, mi state viziando! Sono fortunata ad avere amiche come voi! Stai scherzando? Wow! Cosa? È il compleanno di Stacy? Ciao! Ciao, Emily! Grazie ancora! Me ne sono dimenticata! Che posso fare? Magari in borsa ho qualcosa che posso regalarle? Magari un pollo di gomma? Mi sa di no! Che altro ho? Cacca finta? Fa sempre sorridere! No, meglio di no! Un nuovo iPhone! Wow! Sono pessima!
Si arrabbierà un sacco. Magari le compro un regalo dopo la scuola. Spero non le dispiace. Che profumo questi fiori! Ho trovato. Le faccio un biglietto. Alla fine è il pensiero che conta, no? È orribile. Devo pensare a qualcosa. Aspetta. Ho un'idea. So cosa regalare a Stacy. Mettiamoci al lavoro. Primo, disegno dei punti sulla copertina del mio quaderno con un pennarello blu. Creerò un disegno casuale. Uso anche colori diversi. Continuo fino a riempire la pagina. Mi sembra un ottimo risultato. Dovrebbe andare. Ora copro il quaderno con del nastro adesivo trasparente. Deve essere perfettamente liscio. Taglio la parte in eccesso, l'ultimo pezzo. Ora tampono il nastro adesivo con la vernice nera. Con questa spugna uniformo il tutto. Devo coprire l'intera copertina. Lascio asciugare. E con uno spiedino in legno incido un messaggio. Lo spiedo raschia via il primo strato e rivela i colori sottostanti, creando un effetto molto bello. Finito! Stacy? Buon compleanno! Oh, Emily! Wow! Grazie mille! Lo adoro! Vieni qui, amica! Allora, la torta? Il film è stupendo, dovresti vederlo! Oh, Emily, siediti! Ciao, ragazzi! Stai benissimo! Grazie, Jake! Che pensiero carino! Ce la posso fare! Coraggio! Oh, la matita è rotta! Che rabbia! Un classico. Perché mi accadono sempre queste cose? Spero di avere un temperino. Vediamo. Niente. Ho solo cose che non mi servono. L'ho lasciato a casa. Ciao, Stacy. Hai un temperino? Non lo so. Vediamo. Ops, che maldestra. No, non ce l'ho. Mi dispiace. Ah, ok. Che strana. Ma che problema ha? È il mio momento. Posso dare a Emily il mio temperino? O posso usare l'anello che le ho comprato? Vale la pena provare. Rimuovo la gemma. Poi metto un po' di colla sull'anello. Dovrebbe andare. Poi premo sopra il temperino. E rimetto l'anello nella scatola. Fantastico. Ciao Emily. Questo è per te. Davvero? Wow. Che dolce. Non ci credo che l'abbia fatto tu. Jake, era quello che volevo. Te lo meriti. Sono contento che ti piace. Non vedo l'ora di indossarlo. La misura è perfetta. Ed è così pratico. Jake, sei così premuroso. Ora tutte le mie matite saranno appuntite. Non perderò mai più il mio temperino. È tutto grazie a te. Grazie, caro. Quella avrei dovuto essere io. Come avrei voluto un anello da Jake? Non piaccio mai ai ragazzi carini. Ti va di uscire? Sto per vomitare. Abbiamo ripassato. Deve andar bene. Non sbagliare. Capito. Che noia. Non riesco a tenere gli occhi aperti. Emily? Che schifo. È l'ora del test. Voglio che rispondiate a queste domande. Un test? Bello. Ecco i fogli. Che emozione. Non vedo l'ora di iniziare. Oh, scusa. Mi piacciono i test. Ecco a te. Grazie. Mi sembra complicato. Ah, oddio, che spavento. Mi dispiace, finisco le unghie più tardi. Andate pure avanti. Grande. È impossibile scrivere con questa. Ehi, Stacy, hai una matita? Per favore, ne ho bisogno. Ho solo questa, mi dispiace. Oh, ok. Aspetta, ho un'idea. Mi dai la tua un attimo? Ok, ma mi serve. So cosa fare. Sono un genio. Metterò la matita su un foglio di carta. Poi la arrotolerò, facendo attenzione che la carta sia ben stretta. Prima di arrivare alla fine del foglio, passerò un po' di colla e finirò di arrotolare. Una volta incollata, rimuovo la matita di Stacy. Infilo una cannuccia nel cilindro di carta, metterò della colla a un'estremità e la mia matita all'altra. È una matita fatta in casa. Così dovrebbe andare. Grazie, Stacy. Certo, ma cosa ho appena visto? Funziona. Ho avuto un'idea davvero geniale. Non sta andando male. Oh, c'è Matthew. Ehi. Sei in ritardo. Siediti. Chiedo scusa, ma la cura dei miei capelli richiede tempo. Com'è carino. Questa macchina del vento è il miglior acquisto mai fatto. Wow, guardatelo.
mi sento in forma. Sì, sei bellissimo. Ho avuto un mancamento. Oh, la matita. Ops. Speriamo nessuno abbia visto. Non mi faranno mai entrare con il telefono? Oh, forse sì. Basta solo del nastro adesivo. Pronti? Mirare! E appiccica! Fa niente, riproviamoci. Stavolta stai fermo. E come non detto? L'allergia! Ma che gli è preso? Dai, su, sta fermo! Ecco! Oh, mi è sembrato di sentire qualcosa. Come va? Stai parlando con me? Finalmente ho una ragazza! Oggi è proprio bella, prof. Che dolce che sei! Buona fortuna per oggi! Giorno, prof. Buongiorno, Annie. Vediamo che cosa nascondi. A quanto pare nulla. Sembri pulita. Sono pulitissima, infatti. Se lo dici tu. È filato tutto liscio. Grazie per l'aiuto, amico. Ce la puoi fare? Cavolo, che stress! Spero sia giusto. Ho fatto del mio meglio. Come sono andata? Ma chi prendo in giro? È sbagliato, vero? Non so neanche perché continui a prendermela. È davvero difficile. Nerd, guardate e imparate. Si fa così. Ta-da! Lo so. Sono un genio. Cosa? Non ci credo. Woohoo! Libertà! Hai visto la faccia della prof? Non ci credo. Kevin ha messo un cuscino scorreggino sulla sedia. Ti piace, Kevin? Na na. Ehi, smettila di tirarmi i capelli. Stop! Ti devo far vedere una cosa. Il mio nuovo amico. Oh, com'è coccoloso. Ma guarda un po'. Cos'è successo a Teddy? Oh no, le mie penne hanno perso l'inchiostro. No, cavolo. Mamma si arrabbierà moltissimo. Dammelo. Sono proprio delusa. Basta, vattene fuori di qui. Sei la vergogna della famiglia. Dove andrò? Ecco la mia nuova vita. Una vagabonda. Solo io e la strada. E un orso gigante. Magari vuole un abbraccio. Forse no. Ah! Non è possibile. Non voglio morire mangiata da un orso. Ho un'idea. Metterò della colla sul tubo delle patatine. Voglio creare una specie di telaio, lasciando solo un piccolo spazio. Poi metto una zip sul telaio. Ecco il tuo nuovo astuccio. Per me? Ma è bellissimo. Wow, non vedo l'ora di usarlo. Dove sono le mie penne? Ci entrano alla perfezione. Mickey, sei la migliore. Lo so. Modestamente lo sono. Ragazzi, fate attenzione. Oggi faremo un test. L'ho preparato estremamente difficile. Ok, ecco la prima domanda. Qual è la soluzione alcalina? Questa o quest'altra? Lo so. È quella blu. Cosa dici, Stacy? Sei d'accordo? Non sono sicura. Abbiamo parlato di questo argomento. Dovresti saperlo. Guarda che disastro. Deve proprio. Ok, proviamo qualcos'altro. Chi è questo? Lo so, di nuovo, è un ragazzo con degli strani capelli. Tecnicamente la risposta è corretta. È troppo brava. Cos'è questo? Non saprei. Lo so. È un becker. Mickey, vai alla grande. Grazie. Chi sa risolvere questa? Attenzione perché è complicata. Incredibile, è tutto sporco. Ricordatevi di usare... Un momento, l'avete vista anche voi, vero? Avete quattro possibilità. Ah, è proprio complicata.
Non per me. Come fa a conoscere tutte le risposte? Insomma, non può essere così intelligente. Mickey mi ha impressionato. Avrà sicuramente un aiuto. Posso aiutarti? Qualcuno ha scarabocchiato tutta la lavagna. La farò sembrare come nuova. Ehi, che sta facendo? Si fermi! Lasci stare il mio panno! Non sto scherzando! È il mio momento! Mi serve un piccolo aiuto! Adoro la tecnologia! Dov'ero rimasta? Stacy, stai copiando? Io? Assolutamente no! Ok! Stacy, passami il telefono! Sbrigati prima che ci veda la prof! Grazie! Ecco la prossima domanda! So come aiutarti! Metto della colla lungo tutto il bordo e un'altra striscia vicino alla prima. Poi attacco una matita. Continuo fino a coprire l'intera custodia. Voglio che il cellulare sia nascosto. Ecco la risposta a tutti i tuoi problemi. Ok, chi sa dare la risposta? Mickey, quello cos'è? Queste sono solo le mie matite. Ok, nessun problema. Ecco, prendi. Wow, grazie. Lo metto qui. Avrò le risposte a portata di mano. Forza, non posso stare qui tutto il giorno. Qual è? Ma è fantastico. Trovata. È quella. Molto bene. Grazie, Mickey. Non si copia durante questo esame? Questo cos'è? Eh? Com'è arrivato qui? Ero sicura che avrebbe funzionato. Ok, Stacy, tocca a te. Io... un momento. Il prof non deve scoprire il telefono. Ma come lo porto in classe? Ah, Grace, è vero che oggi non copi? Ma no, certo. Ho un'idea. Mi servono le ciabatte di Grace. Prese. Il delitto perfetto. Ora faccio alcune modifiche. Una sforbiciata qui e là. Dovrebbe andare. Ora metto il telefono nell'apertura. Nessuno scoprirà che è qui dentro. Grace, va pure. Speriamo funzioni. Devo essere naturale. Sembra tutto a posto. Non vedo alcun aiutino extra. Sono sorpresa. Ero sicura che Stacy avrebbe provato a copiare. Ok. Proverò a fare una cosa un po' diversa oggi. Mettete via i libri. Sono noiosi. Ma davvero? Oggi test di chimica a sorpresa. Bello, vero? Per niente! Che succede? Rovinate sempre tutto! Ma non mi importa, sono la prof! Oggi è strana. Assecondiamola. E ricordate, chi copia è fuori. Tanto andrà male comunque. Che problema c'è? Mettiamo fine allo strazio? Vi guardo come un falco. Come un falco. Non va bene. Guarda queste domande. Un momento, che fai? Questa cosa proprio non mi piace. Fa vedere. Ho detto che non si copia. Sì, sì, come vuole. Questi li mettiamo qui, così li vedo. Ok, adesso ho il panico. Devo essere veloce. È un mondo davvero crudele. Wow, questa lampada è carina. Oh, si è spenta. Ehi, Emily, stai usando un telefono? Da qua. Sono proprio delusa. Lo riavrai a fine lezione. Proprio non li capisco, questi ragazzi. Ah, avevo quasi le risposte. Ora che posso fare? Devo pensare. Potrei usare questa gomma. Che idea geniale. Potrebbe farmi passare il test. Prof, posso andare in bagno, per favore? Ok, ma andrai da sola. Ok, mettiamoci al lavoro. Mi servono una gomma e un coltellino. Taglio la gomma a metà. Poi sovrappongo una striscia di carta adesiva ai due pezzi. E ora posso scriverci le risposte. Devo scrivere in piccolo. Mi servono tutte. Poi ripiego la gomma. E si torna in classe. Riproviamo. Sta tranquilla? Perché così tranquilla? Guarda. Ho tutte le risposte. E la prof non sospetta nulla. Devo comprare i pomodori? Sì, wow, ma è fantastico! Emily, che stai facendo? Stai copiando? Cosa? No, non lo farei mai! È solo una gomma! Vede? Niente bigliettini! Posso solo dire... Bellissimo test! Credo se la sia bevuta! Vero, è un bel test! Grazie! E ho fatto! Stavolta prenderò il massimo! E io prenderò quella gomma! Vieni, piccolina! Sei tutta mia! Solo mia! Ma che... Ha messo un lucchetto o cosa? Sono così confusa! Ci rinuncio.
Si crede intelligente, con le sue gomme da cancellare modificate. Buona fortuna, io me ne vado. Già mattina. Altri 5 minuti. Era un sogno così bello. Ma che ore sono? Oh no, sono in ritardo per la scuola. Devo sbrigarmi. Forza, deve esserci qualcosa da mettere. Questi vanno bene. Posso ancora prendere l'autobus? Un momento. No, torna indietro. Aspettami. Che fastidio. Non ho molto tempo. Sono fuori forma. Almeno mi sto allenando. Matthew? Oh, scusami. Così va meglio. Questi cosi hanno dei freni. Posso correre per il resto del tragitto? No, non ci credo. Oh mio Dio. Meno male che ho le scarpe basse oggi. Ci vediamo, gattino. Ce l'ho fatta. Scusate, non ho sentito la sveglia. Stai bene? Sei molto sudata? È una di quelle mattine. Ho dovuto correre fino a scuola. C'è un motivo per cui non mi alleno. Cos'è questo odore? Mi viene da vomitare. Oh no, questo non ci voleva. Che imbarazzo. Ok, non è il massimo, ma posso rimediare. Prendi questi assorbenti. Mi serve la tua maglia. Forza, toglila. Fidati, funzionerà. Ok, ma è meglio che Matthew non guardi. Grazie, non ci vorrà molto. Primo, giriamo la maglia. Poi rimuoviamo la parte posteriore dell'assorbente e lo attacchiamo alla maglia. Li posiziona in tutti i punti strategici. Un altro dovrebbe bastare. Ecco a te. Cosa? Com'è possibile? Che differenza? Proprio quello che mi serviva. Grazie. Wow, com'è pulita l'aria. Ehi, Stacy. Forse oggi non è poi così male. Sono in anticipo per la lezione. Ascolto un po' di musica prima che arrivi l'insegnante. Prendo le cuffie. Ah, eccole qui. Un po' di relax prima della lezione. Che è successo? Le mie cuffie sono di cioccolato. Ma che succede? Un attimo. Forse so cosa è successo. Wow, che bello! Sono la fata del cioccolato e mi piace diffondere la felicità. Che buono! Oh, e quello? Divertiamoci un po'. In fondo piace a tutti il cioccolato. Hai ragione, lo adoro. Me le voglio proprio godere. Un momento. E se non fosse stata la fata del cioccolato? Oh, e questo? Sembra divertente. Ehi, no, non toccarlo, è mio. Non riesco mai ad avere cose belle. Stacy è così cattiva. Chi mi chiama? Oh, è Jake, il mio amore. Com'è dolce. Ehi, tesoro. Gliela farò vedere io. Ho un'idea grandiosa. Vai, Rover. Fa quel che devi. Che cacca enorme. Sei proprio un bravo cane. Mi serve solo una cosa. Ah, molto bene. È bella fresca. Perfetta. Non posso toccarla. Per fortuna sono preparate. Questa mi salverà. Riempio la siringa con sapete cosa. Questo cioccolato lo uso più avanti per merenda. Fare scherzi mette fame. Dovrebbe andare. Ora posso metterlo nella custodia. Adesso dall'altro lato. Ora devo aspettare che si indurisca. Credo che ci siamo. Sembra perfetto. Meglio che lo rimetta a posto. Così Stacy impara a condividere le sue cose. Ciao, ci vediamo dopo. È adorabile. Comportati bene, non sospetta nulla. Meglio che vada a scuola. Preparo la borsa e vado. Prendiamo anche le cuffie. Sì, brava, prendile. Non può essere. No! Devo nascondermi? Oh, ma certo! Wendy, torna qui! Conosci le regole, gli snack sono vietati. Lei è qui, lo so. Puoi fuggire, ma non puoi nasconderti. Forse puoi nasconderti, ma non finisce qui. Se n'è andata, mi meriterei un 10 per la furbizia. Interessante, capisco. È così sveglio, è carino. Ehi, questo è per te. Magari puoi chiamarmi. Cosa? Sei seria? Penso che declinerò. Cosa? Ah, qualcosa non va. Lei si crede così speciale con il suo make-up. Non è giusto.
Non ci si dovrebbe truccare. Penso di avere tutto il materiale per gli studenti. Sarà una lezione impegnativa. Attenta! Guarda dove vai! Guarda che cosa hai combinato! È stato un incidente, mi scusi! Oh, i giovani d'oggi! Oh? Cos'è quello? Non è mio! Ma adesso lo è! Qui per i dolci e la limonata! Ciao, che desideri? Potrei avere un dolcetto? Certo, cara, ma non è gratis! E certo, si capisce! Aspetta! I soldi devono essermi caduti! Oh, la giornata va sempre peggio! Niente soldi, niente dolci, scusa, va via! Perché mi capitano sempre queste cose? Ho bisogno di rilassarmi! Che stai facendo? Spero che dopo riordinerai tutto! Mamma si arrabbierà se la stanza è in disordine! Aspetta, credo di avere un'idea! Sì, penso proprio che funzionerà! Dovrò prendere in prestito questi! Ritaglio un'impronta dalla gomma piuma alternando i colori! E impilo le impronte dei piedi! Incollo gli strati uno sull'altro. Mi serve la pistola per colla. Applico la colla sullo strato superiore e lo copro completamente. Aspetto che la colla si solidifichi e faccio un taglio sul lato degli strati. L'ho svuotato e ci ho attaccato una scatoletta. Sarà la custodia perfetta per i miei soldi. Significa che non li perderò mai più. Oh, sei tornata. Spero che stavolta tu abbia i soldi. Tranquilla, sto bene. Ora li prendo. Oh, il verde è il mio colore preferito. Ecco il tuo dolcetto. Le regole non bastano mai. A questi ragazzi serve disciplina, soprattutto a Mindy. Salve. No, non avvicinarti. Mi agito quando sei nei paraggi. Ho qualcosa per lei. È un modo per dire che mi dispiace. Spero che i dolcetti le piacciano, ecco qui. Davvero? Per me? Forse ti avevo sottovalutata. Allora più tardi usciamo, ti va? Sono tornata, ops! Ehi, belle scarpe, Mindy, molto colorate! Vero, sono proprio belle! Non sono semplici scarpe, guardate un po'! Tutto ciò che mi serve lo tengo qui, compreso il mio lip gloss. Non sai mai quando ti potrebbe servire! Questa è la tonalità che preferisco! Come stai bene, Mindy? Ah, dolce da parte tua! Dico davvero, sei impegnata più tardi? Potremmo vedere un film o qualcosa di simile? Mi piacerebbe. Ce l'hai il mio numero, vero? Dovreste essere preparate per il test. Fino a quando posso consultare i libri, va bene? Hai mai assaggiato questa bevanda? Ti assicuro che è buonissima. Credo di essere pronta. Ho ripassato tutto. Devo stare solo tranquilla. Mente libera e voto alto assicurato. Devo proprio berne di più. Ok, ragazze, iniziamo il test. Bene, cominciamo. Il vostro tempo parte da ora. Forza. Meno male che posso usare il libro, così dovrebbe essere più facile. Ma dov'è? L'ho messo qui da qualche parte. È ora di giocare? Allora giochiamo. Sarà una passeggiata. Non serve stressarsi. Il tempo sta scorrendo. Non riesco a trovarlo. Questa era troppo semplice. La prossima? Ma fa sempre più caldo qui dentro. Non prometti affatto bene. Pensavo ti fossi preparata. Sto provando a concentrarmi. Ragazze, sbrigatevi. La clessidra è quasi finita. Ci siamo quasi. Ragazze, finite i compiti. Prenderò un bel voto. Au! Ehi, ma che stai facendo? Mi hai appena colpito con un libro. Fa male! Un momento, so cosa fare. Impedirò a Mickey di colpirmi con i libri. Metto un po' di cannucce colorate su una carta termica. Poi passo sopra un ferro da stiro che dovrebbe sciogliere le cannucce, ma senza bruciarle. Poi pratico un foro alla fine. Faccio passare questo filo nel foro e poi faccio un nodo. Mickey, questo potrebbe servirti. Cosa? Wow, ma è perfetto! È così facile trovare le risposte? Proprio quello che mi serviva. Molto bene. Tempo scaduto. Portatemi i fogli. Ce l'ho fatta? Sì! Che sollievo! Oh, grazie. Siete così gentili. Go! Team!
Pronti per lo spettacolo? Ra, ra, go team! Woohoo! Ricordate, accetto solo oro o contanti. Ora andatevene. Essere una cheerleader è un duro lavoro. E avere un aspetto così bello è... beh, per me è facile. Ma serve comunque un ritocchino. Ciao, Stacy. Posso chiederti un autografo? Ti ammiro più di ogni altri. Potresti scrivere a Mickey, la mia migliore amica? Hai qualcosa tra i capelli? Come c'è finito lassù? Oddio, che imbarazzo! Stacy, scusami tanto. Aspetta, ho un'idea. Metto un po' di trucioli in questa confezione a forma di cuore. Ne aggiungo degli altri. Poi verso la resina epossidica sopra e aspetto che si asciughi. Ora posso rimuoverlo dallo stampo. Poi infilo qualche gancio per le orecchie. Ed ecco un gioiello personalizzato. Wow, che carini! Stacy, torna indietro. Ho qualcosa per te. Orecchini? Per me? Wow, sono adorabili! Si abbinano ai tuoi occhi. Hai mai pensato a una trasformazione completa? Che succede? Mi sento viva e piena di energia. Forza, usciamo. Un momento. Così va meglio. Wow, è tutto sfocato. Ouch. Ops, colpa mia. Vieni, ti aiuto. Wow, questa lezione è così affascinante. Vedete, ragazzi, è tutto così semplice. Lo è davvero. È Wendy? Che c'è, secchiona? Non ci credo che dobbiamo stare vicine. Pazienza. Aprite il libro a pagina 14. Oh, odio questa lezione. Credo sia ora di uno spuntino. Adoro il cioccolato. Non vedo l'ora d'assaggiarlo. Che stai facendo? Lo sai che non si mangia in classe? Ho fame. Eh sì, è così buono. Non credo ai miei occhi. Che succede? Sta mangiando un attimo. Eppure l'ho visto. La tenga d'occhio è scaltra. Non sei divertente, Wendy? Stranissimo. Forse me lo sono sognato. Ora è la mia occasione. Tenevo da parte queste patatine. Oh, andiamo! Mi prendi in giro! Hanno un bell'aspetto. Sono così saporite. È assurdo! Mi dica che la vede anche lei! Che c'è adesso? Lei sta... cioè, stava... cosa? È ridicolo! Sono delusa, Wendy. Niente più interruzioni. Concordo. Continui pure, io mi faccio un panino. Hai appena detto... cosa? Ma come riesce a farlo? Non capisco. Vabbè, cioè, se lo fa Mindy, anch'io dovrei mangiare qualcosa. E qui dentro dovrei avere dei dolcetti. Trovato. Cosa credi di fare? Qui il cibo è vietato. È solo un dolcetto, Mindy sta... Allora so quel che dico, smettila di interrompere la mia lezione. Non è giusto. Non so come tu riesca a farlo. Cerco di studiare. Me ne vado. Non può essere. Amo i frullati freschi. Cosa? Questo è uno scherzo. Non è giusto. Respira. Non finisce qui. Aspetterò. Ah, era così rinfrescante. Dopo cosa c'è? La lezione è finita, rimetto tutto nello zaino. Ora di andare. Chissà cosa c'è per pranzo. Ha una fame. Eccola. Comincia lo spettacolo. Ho proprio bisogno di questi. Non così veloce. Che succedeva là dentro? Come puoi andartene così? Era così tanto cibo! Basta! Ok, non me l'aspettavo. Cosa? Che c'è? Perché mi guardi in questo modo? Prendi questi e mettiti i miei occhiali. Che succede adesso? Dovrebbe andar bene. Io mi riprendo questi. Ah, ne avevo bisogno. Non ti muovere. Ok, vieni con me. Siediti. Sicura che andrà bene? Fidati, funzionerà. Sembrano brufoli, ma in realtà sono commestibili. Ci voleva proprio. Buonissimo. Sapevo che avresti apprezzato. In fondo non è così male essere compagni di banco. Oh, ecco la prof. Cominciamo? Grazie, Mindy, sei la migliore.
Oggi è il compleanno di Wendy. Eccola che arriva. Ciao, Mindy. Perché quel cappello? Buon compleanno! Questo è per... Oh, dobbiamo entrare in classe. Hai visto quel film ieri sera? Aspetta. E poi sono entrati nella casa infestata perché fare una cosa simile. L'ho messo nello zaino di Wendy. Era così spaventoso, ho fatto degli incubi. Sistematevi, ragazzi, abbiamo un sacco di cose da fare. È il momento. Psst. Wendy, che c'è? Apri lo zaino. Ah? Zaino? Guarda nello zaino. Veloce, dentro c'è qualcosa. Ah? Davvero? Ok, lo faccio io. Dammelo, dai un'occhiata qui. Mi hai preso un regalo! Non avresti dovuto, grazie mille. So che sono i tuoi preferiti. Li adoro. Ma quelli sono biscotti? Lo sapete che non si mangia e non si beve in classe? Dateli a me. Ma sono un regalo! Possiamo condividerli? È il peggior compleanno di sempre. Non te la prendere, va tutto bene. Squisito. Dovrei comprarne un pacchetto. Se li mangia davanti a noi, forse c'è qualcosa che posso fare. Conservo una scorta d'emergenza di biscotti. Cosa? Che stai facendo? Shh, sta calma, osserva. Mi serve qualcos'altro. Questa fascia per capelli è perfetta. Cosa? Non capisco. Siediti, ti metto il biscotto sotto la gonna. Poi ci avvolgo la fascia per capelli. Questo lo terrà fermo. Farò questo su tutta la gonna, sembra un dettaglio alla moda, vero? E ho finito. Che ne pensi? Wow, è incredibile! La prof non sospetterà nulla. Silenzio, ragazze. Credo che sia il momento di uno spuntino. Sfilo la fascia e mi prendo il biscotto. Cos'era quello? Vi osservo entrambe. Sapevo che avrebbe funzionato. Ehi, anche tu meriti un dolcetto. Grazie, amica. Questa lezione è così noiosa. Sono così affamato. Ehi, questa sì che è una commedia. Madison, fai attenzione, soprattutto quando faccio ridere. Ho creato qualcosa proprio per questa situazione. Oh, salve, prof. Bella lezione. Questo cos'è? È fantastico! Ma perché non l'ha mai portato prima? Sei ridicola! Odio questa classe. Quel colore ti dona, lo adoro. Buongiorno, ragazzi. Wow! No! Ah, che botto! Forse nessuno se n'è accorto. Tutti i fogli del test, perché? Questo è davvero imbarazzante. Guarda, è un disastro. È un mondo così crudele. Oh, posso usare questi fermacarte. Sono proprio ciò che mi serve. Li aggancerò sui fogli, poi scriverò sui fermacarte. In questo modo posso catalogarli meglio. Vorrei averci pensato prima. Guardali, sono magnifici. Facciamo un test. Chi ride adesso, eh? Ehi, fai attenzione. Ecco a te, Madison. Ops! Ma posso rimediare? Con questo meraviglioso fermacarte. Lo attaccherò sul lato del banco. Me ne servono ancora un po'. Quindi farò scorrere le penne tra i fermacarte. Ecco qui. Wow, sono impressionato. È figo! Prendi pure, Leo. Grazie. Questo è complicato, avrei dovuto studiare davvero. Psst, Madison! Madison! Ciao! Ciao, David! Oh, santo cielo, ci siamo! Questi sono per te. Sei così romantico. Voglio passare il resto della vita con te. Sono così felice. Ehi, piccoletto! Hai i miei baffi! Ciu-ciu! La vita è perfetta. Ehi, yuhu, ci sei? Posso prendere questa penna in prestito? Oh, certo, giusto. Tieni. Aspetta. Non posso dare a David una penna masticata, devo trovarne un'altra. Oh, devo smettere di mangiare le penne.
Ciao, David. Ehi, Emma. Puoi avere la mia di penna. Aspetta un attimo, ok? Non ci credo che sta facendo, Emma. Devo essere veloce. Così va bene? Non ci metto molto. Devo avere una penna da qualche parte. Non c'è. Oh, forse posso usare questo smalto. Penso che potrebbe funzionare. Inizierò smontando una penna. Poi taglierò la punta. Metterò della colla all'estremità della punta e adesso mi serve lo smalto. Metterò la punta nella bottiglia e ci metterò della colla. Aspetterò che si asciughi e poi avrò una nuova penna. Dovrebbe funzionare. Adesso è una penna glitterata. Oh, com'è stravagante! Posso rimettere il tappo della bottiglia. È sicuramente meglio di una penna noiosa. Ecco a te. Caspita, ci siamo toccati! Ora posso fare il test. Questo è il giorno più bello di sempre! È una buona penna, grazie! Sì, ha funzionato! Sei così carino! E intendo la tua scrittura è carina. Ciao, ragazzi! Cosa fate? David, veloce! Oh no! Ah, faccio casini quando sono sotto pressione! È tutta tua! Sei strano, ma ok. Me ne vado. C'è mancato poco. Ma ce l'hai fatta. Scusate se sono in ritardo. Cominciamo la lezione di oggi. Ah? Perché il gesso non scrive? È troppo divertente. Non capisco che succede. Forse è sporca? Aspetta, c'è qualcosa sulla lavagna. Quello è sapone? Sono così delusa da voi. Classico scherzetto. Va bene, devo solo ricompormi. Oh, so cosa fare. Posso usare il mio taccuino. Metterò una striscia di nastro adesivo lungo il bordo. Ho della vernice effetto lavagna e coprirò l'intero taccuino con questa vernice. Com'è rilassante! Quasi fatto! La lascerò asciugare. Ora posso rimuovere il nastro così. Devo fare piano, non voglio rovinare la vernice. E non ho più bisogno di una lavagna, posso usare il mio taccuino. Ora scriverò sulla copertina del taccuino. Ah, funziona benissimo! Ora mi serve solo la risposta. Che sta succedendo? Ok, ragazzi, chi vuole dare la risposta? Tu! Ma... oh, va bene. Vieni qui. Faccio finta di nulla. Non sei così intelligente adesso? Ok, penso di sapere la risposta. Che ne dice? Sbagliato, siediti! Ma che stavi pensando? Ti conviene fare meno scherzi e studiare di più. Fammi cancellare questo. Tu, Madison! Io? Sarà terribile! Devo solo pinzare questi fogli e avrò finito i miei compiti. Com'è divertente! Ah? Ah, si deve essere inceppato! Wow! No! Che casino che ho fatto! Tutto ok, meno male. Adesso posso rilassarmi. Ah! Stupide graffette! Che dolore! Oh no! Questa è una scena del crimine, rimani ferma, ok? Niente giornalisti, via di qui! David! La 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 la, sì! David! Che buon caffè! Spero che funzioni! Ah, da dove arriva qualcosa? C'è un messaggio? SOS! Chissà che succede! Che cos'è questo? Cosa?
Graffette! La mia custodia degli AirPod risolverà il problema. Raccoglierà tutte le graffette proprio così. Penso di averle prese tutte. Grazie! Prendo questo lavoro molto seriamente. Ok, ora di controllare. È immacolato, proprio come pensavo. Ma c'è altro da fare qui. Devo finire i compiti. Oh, la mia matita si è rotta. Meno male che ho questo temperino. Com'è polveroso. Achoo! Che diavolo, non esiste proprio. È stato un incidente, lo giuro. L'ho preso, vedi? Wow, che paura. Oh, ho un'idea. Ma mi serve questa bottiglia vuota. Ok, diventiamo creativi. Comincio rimuovendo il tappo della bottiglia. Adesso farò un buco. Poi capovolgerò il tappo e applicherò la colla attorno al bordo del buco, così. Dovrebbe bastare. Adesso attacco il temperino al tappo della bottiglia. E una volta fissato avviterò il tappo sulla bottiglia. È proprio quello che mi serve. Adesso la bottiglia raccoglierà tutti i trucioli. E niente più disordine. Ti sto guardando. Niente da guardare qui. È tutto in bottiglia. Geniale quel ragazzo. David, grazie per il telefono. Che cosa? Madison, torna qui! Devo nascondermi? Qui sembra un buon posto. Madison! Dove è andata? Al numero 1 o al numero 2? Non lo so. Devi aiutarmi. Dai, per favore. Rendi la scuola più facile con questi trucchi originali e aiuta David a trovare Madison. Lascia le tue risposte nei commenti qui sotto. Ricorda di condividere il video con gli amici e di iscriverti al canale per altri video divertenti come questo.